Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. È stata ufficialmente sottoscritta a Montesilvano la convenzione che vede l'amministrazione Maragno al fianco della comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi, che dal 1990 svolge attività di emersione del fenomeno della prostituzione schiavizzante ed è riuscita a salvare fino ad oggi circa 7.000 ragazze in tutta Italia. Nella convenzione si stabilisce che fino al 31 dicembre l'associazione effettuerà, tramite un'unità di strada, interventi sul lungomare o nelle vie attigue per far emergere il fenomeno dello sfruttamento sessuale. L'associazione sarà reperibile 24 ore su 24 e farà attività di sensibilizzazione e rimozione delle cause. Il direttore generale della ASL di Lanciano Vasto Chieti, Francesco Zavattaro, ha annunciato oggi le sue dimissioni, che ha formalizzato con una lettera inviata alla Regione Abruzzo e che indicano come termine per il proprio incarico il 13 giugno. Diverse le situazioni che hanno indotto il manager a lasciare l'incarico, tutte ricondotte ad un difetto di attenzione da parte dei rappresentanti della regione alle grandi questioni che investono l'azienda. Prende forma il cluster tecnologico nazionale Trasporti Italia 2020 a Bologna con la prima assemblea pubblica. C'era il vicepresidente della regione Lolli, che ha partecipato all'assemblea come relatore, rappresentando l'Abruzzo, che figura tra i soggetti istituzionali che l'anno scorso hanno partecipato alla fase costitutiva del cluster. Ad un anno da quell'impegno, a Bologna è stata presentata l'agenda strategica di ricerca e innovazione che individua e focalizza le traiettorie su cui il Paese dovrebbe investire nei prossimi anni per mantenere ed accrescere la propria capacità competitiva. Gemellaggio fra le Avis di Torre dei Passeri e di Agropoli domenica scorsa, quando in campagna è stata ratificata l'amicizia tra le due associazioni di donatori di sangue e con essa tra le due municipalità di riferimento. Tra gli impegni contemplati dal gemellaggio Abruzzo-Campania, la promozione di scambi reciproci tra i soci nel campo della cultura, dell'ambiente, del tempo libero e dello sport, il coinvolgimento dei cittadini dei rispettivi paesi nel diffondere e rafforzare i valori della donazione di sangue e la promozione di attività e formazione di ricerca per giovani e residenti per favorire e sviluppare la cultura della donazione. Entro la fine dell'anno inizieranno i lavori di ristrutturazione di Palazzo Sgaroni a Città Sant'Angelo. Si tratta di una casa di riposo che è gestita dalla ASP, l'azienda di servizi alla persona di Pescara, che ospita una ventina di anziani. Con un finanziamento regionale di circa 1,5 milioni di euro, lo storico palazzo potrà superare i problemi strutturali ed essere adeguato alle vigenti norme di sicurezza delle case di riposo. Sempre nel territorio di Città Sant'Angelo, la Casa del Sole Rosolino Colella, struttura che ospita 8 pazienti adulti affetti da autismo, avrà un finanziamento di 270.000 euro nell'ambito del progetto regionale Radar. Il gruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo chiede di sapere quali siano le effettive condizioni attuali del porto canale di Pescara, ovvero quale sia la reale profondità dei fondali e il pescaggio consentito. E lo chiediamo al governatore D'Alfonso, al sindaco Alessandrini e alla capitaneria di porto, alla luce dell'ultima ordinanza emanata proprio dalla capitaneria appena ieri e resa pubblica, la numero 47, con la quale si va a disciplinare l'ingresso e l'uscita delle imbarcazioni proprio in riferimento alla situazione batimetrica e alla conformazione del porto canale.
lo annuncia il capogruppo di Forza Italia alla Regione, Sospiri. Le modifiche apportate da Giunta e Consiglio Comunale di Pescara al regolamento sulle insegne di esercizi commerciali e botteghe artigiane muovono nella giusta direzione, lo afferma il direttore della CNA di Pescara, Carmine Salce, secondo cui l'amministrazione Alessandrini con l'assessore Cuzzi, la commissione commercio del presidente Gianpietro e il Consiglio Comunale tutto ha assunto una decisione di assoluto buonsenso, recependo un'indicazione delle associazioni di impresa che da tempo avevano contestato sia l'assoluta insostenibilità degli oneri legati alla concessione per le insegne, sia l'eccessivo carico burocratico legato all'iter per l'autorizzazione. A Pescara ci sono 4.500 insegne per 1.500 attività. Lo sgravio previsto è di 80.000 euro all'anno in tutto. Sono disponibili nel competente ufficio per le relazioni con il pubblico del Comune di Pescara in Piazza Duca d'Aosta, al piano terra, e prelevabili sul sito internet del Comune www.comune.pescara.it le domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico e contestuale richiesta di agevolazione tariffaria. Hanno diritto all'agevolazione solo gli utenti che risiedono nel Comune di Pescara e hanno una situazione reddituale con dichiarazione ISEE per prestazioni rivolte a minori non superiore a 5.939,25 euro per l'esenzione e a 10.632,93 euro per la riduzione del 50%. A Montesilvano gli assessori comunali al commercio e alla polizia locale hanno incontrato ieri le associazioni di balneatori, la comandante della polizia municipale, il comandante della guardia costiera e alcuni rappresentanti della guardia nazionale ambientale. Emersa la proposta di dotare i commercianti ambulanti che hanno ottenuto l'autorizzazione di un tesserino di riconoscimento non falsificabile. In questo modo polizia locale o guardia costiera potranno più facilmente verificare la regolarità delle autorizzazioni. E proseguono gli incontri del sindaco di Montesilvano Maragno nei centri sociali della città. Dopo quello della settimana scorsa in via Antonelli, domani sarà la volta del centro anziani di via Napoli. L'incontro si terrà dalle 16 alle 17 circa. Nelle prossime settimane girerò con gli assessori per tutti i quartieri di Montesilvano, dice Maragno, toccando luoghi di aggregazione come i centri sociali o le parrocchie, incontrando le persone ed ascoltando le tante esigenze dei montesilvanesi. Negli incontri, afferma, vogliamo avere un confronto con la cittadinanza. 16 tifosi del Bari, protagonisti di condotte violente lo scorso 20 marzo in occasione della gara di campionato di Serie B contro il Pescara, sono stati sottoposti a DASPO dal questore di Pescara. Uno con divieto di assistere a manifestazioni sportive per 8 anni e gli altri 15 con divieto per 5 anni. Prima della gara i 16 avevano introdotto all'interno dell'area interdetta ai tifosi ospiti oggetti atti ad offendere e utilizzati per perpetrare un'aggressione ai danni di 5 pescaresi. Si terrà venerdì sera alle 19.30 all'hotel La Siesta in Torino di Sangro, in provincia di Chieti, il convegno organizzato dalla sezione locale dell'Associazione dei Consumatori Contribuenti Abruzzo sul tema Il Parco della Costa Teatina, a chi giova, un argomento fortemente dibattuto che interessa comuni, associazioni, attività produttive e soprattutto cittadini. E prosegue la Peregrinatio Mariae, ovvero sia la permanenza nella nostra arcidiocesi di Pescara Penne della copia della statua della Madonna di Lourdes. Domani in programma la visita all'Istituto Donorione alle 9.30, l'incontro con ospiti ed operatori e la recita del Santo Rosario Meditato. Alle 12 la recita della Regina Celi, alle 16 quella del Santo Rosario Meditato e alle 18 la Santa Messa. Siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con temperature da 21 a 24 gradi e venti deboli. Domani si prevede possibilità di pioggia con temperature da 14 a 22 gradi e venti da deboli a moderati.
Il mare è previsto poco mosso sia stasera che domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.